YouTube! E siamo tornati, signori, anche oggi con un nuovo video, dopo che mi sono finalmente lamentato di Runeterra. Sono tornato a fare un video su Runeterra, dove invece ne parlo bene. Finalmente posso dire qualcosa di buono, perché ho visto che c'è stata molta, molta risposta da parte della community riguardo al video un po' controverso, ma sono contento che siate uniti, nel bene o nel male. Volevo vedere. Era un test per vedere se eravate pronti a questa nuova season. Vorrei iniziare il video dicendo che sono molto felice di come avete commentato il video, perché ci sono stati molti commenti costruttivi che hanno, diciamo, sottolineato quelli che sono i problemi. Sono stato contento anche di vedere chi era contro di me e che difendeva il gioco, e giustamente in molti avevano anche ragione. Ero, diciamo, arrabbiato, ma per via del fatto che la poca comunicazione mi ha portato a trovarmi in difficoltà per creare contenuti, per portare qualcosa in streaming, quindi in generale su qualsiasi aspetto del gioco ho trovato difficoltà ad approcciarmi, quindi anche il solo aprire il gioco per giocare mi risultava pesante. Spero ciò si fixerà, insomma, la settimana prossima grazie a Felios ed eventualmente una patch notes che spero ci sia insieme a lui, e quindi ne approfitto per parlare invece in questo weekend di ciò che secondo me rende Runeterra il gioco che dovrebbe essere, quindi tanti pro che renderebbero Runeterra il best card game sulla piazza e che sono attualmente i suoi punti di forza e che dovrebbero essere appunto accentuati e specificati o addirittura enfatizzati per pubblicizzare il gioco. Perché tanti sono punti che io ho visto essere il motivo per cui in tanti si sono approcciati al gioco, in tanti hanno deciso di giocare a Runeterra piuttosto che altri titoli come Magic, come Hearthstone, eccetera, eccetera. E quindi vorrei, magari per chi ha abbandonato da tempo Runeterra, ricordargli per quale motivo si erano approcciati. Ora, io spero ovviamente che Riot sappia quello che sta facendo, quindi sicuramente con le prossime patch, quindi con Aphelios, Shurima, eccetera, questo sarà l'anno dell'anniversario, quindi vedremo cosa faranno, se miglioreranno il competitive. Insomma, spero che il feedback sia arrivato, perché lamentarsi, ragazzi, è importante, non in maniera bambinesca, più costruttiva. Quindi ho visto che molti di voi hanno commentato in maniera costruttiva dicendo: io non gioco per questi motivi, o ho smesso per questi motivi, o in questo momento non sto giocando, quindi non hanno quittato, hanno messo, diciamo, da parte Runeterra per alcuni motivi. I punti di forza di Runeterra sono tanti, abbastanza punti in realtà, che lo differenziano dagli altri giochi di carte. Adesso di recente mi sono riapprocciato a giochi come Magic Arena e mi sono accorto effettivamente di quali sono i punti di forza di Runeterra, per quale motivo Runeterra può competere con un gioco del genere. Ho visto che in realtà anche alcuni YouTuber di Magic hanno fatto video riguardo a Runeterra per paragonare i due giochi, visto che tanta player base che gioca a un gioco gioca anche all'altro, quindi volevano magari fare il punto della situazione. Allora, il primo punto ovviamente è il free to play. Runeterra, a differenza di altri giochi di carte, praticamente tutti quelli sul mercato, sto parlando ovviamente dei più grandi come Magic Arena, Hearthstone, Yu-Gi-Oh! Duel Links, insomma, chiunque abbia giocato a questi giochi sa che la componente per buildare un tier 1 è abbastanza costosa, quindi Duel Links devi shoppare ogni mese, Magic Arena, se smetti per un periodo, ricominciare è ovviamente tragico, in più c'è la rotazione, quindi un handicap notevole, perché vai a perdere magari delle carte che avevi acquisito con tanta fatica. Stessa cosa vale per Hearthstone, e quindi molto più difficile. Su Runeterra il free to play è uno dei punti di forza, ma anche uno dei punti, diciamo, deboli. Per quale motivo? Perché sì, è facile prendere le carte, è facile per chi inizia, ma poi si arriva a un endgame prematuramente che rende il gioco monotono, quindi questo è uno dei problemi principali che abbiamo anche specificato nel video scorso. Ma potrebbe essere appunto il punto di forza, in quanto magari chi gioca una player base relativamente giovane, quindi stiamo parlando di universitari, di liceali, non penso i bambini delle medie giocano a Runeterra, però insomma questi studenti, o comunque chi lavora, che magari non hanno il denaro per spenderlo nei loro hobby, quindi in questo caso giocare a Runeterra, eccetera. Quindi cosa fanno? Avendo un gioco free to play possono giocare tranquillamente, senza effettivamente spendere soldi, e sustentarsi e giocare a un tier 1 e giocare a livello alto. Mentre magari negli altri giochi, se non hai troppo tempo, quindi giochi un pochino alla sera, devi shoppare per forza e non riesce a stare dietro al meta, e quindi è molto restrittivo. Quindi io penso che questo sia uno dei punti di forza di Runeterra. Deve essere però dosato, secondo me, non troppo free to play, cioè molto free to play, non infinitamente, perché magari chi gioca già dalla beta adesso si ritrova con
un'infinità di risorse e fino alla fine dei tempi di Runeterra giocherà free to play. Quindi appena esce l'espansione Day One lui ha già tutto e non c'è questo senso di progresso, quindi si stancherà subito. Per quanto riguarda il secondo punto di cui volevo parlare era la meccanica dei campioni, meccanica molto interessante che secondo me è la ciliegina sulla torta, diciamo, di Runeterra. La meccanica dei campioni che va a enfatizzare ciò che distingue Runeterra da magari Magic, che mi sembra essere il gioco più vicino a Runeterra. Praticamente, grazie ai campioni puoi dare un'identità ai mazzi. Solitamente su Magic i mazzi sono semplicemente aggro, midrange, control, mentre su Runeterra sono mazzi magari basati sul campione, quindi un mazzo che è unicamente buildato per far funzionare Ezreal o per far funzionare, non so, Teemo, qualsiasi altro champion. E questo è un po' il problema che ho visto di recente, in quanto hanno fatto tanti campioni senza un'identità vera e propria e si è andato a perdere questa, diciamo, questo aspetto importante del gioco. Quindi incito Riot a fare campioni molto specifici, quindi campioni che sono anche win condition, che ci fanno buildare tutto il mazzo attorno. Ovviamente la limitazione di regioni è un handicap grosso, quindi ad esempio mazzi come Deep, che può giocare solo Shadow Isles e Bilgewater, quello è stato secondo me un drawback pesante, perché chiaramente non dai spazio al deck building, a differenza di altri giochi come Magic, dove magari una carta molto forte può essere giocata con un colore piuttosto che un altro. Quindi campioni, ottima meccanica, spero che Riot non li generalizzi come ha fatto nelle ultime espansioni. E il prossimo punto invece è la varietà nel meta. È il primo gioco di carte a cui gioco competitivamente e trovo veramente una varietà vastissima di mazzi nel meta. Ci sono tanti tier 1, tanti tier 2, i tier 2 non sono così più tanto più scarsi di tier 1. E l'unico problema, secondo me, è quello che questi mazzi sono sempre gli stessi, ma ruotano leggermente di tipologia. Quindi non è che esce il nuovo archetipo, ad esempio Yu-Gi-Oh! Esce, che ne so, i mostri ingranaggio antico. Ok, ora faccio un esempio del Paleolitico, però mostri ingranaggio antico, nuovo archetipo, prima non esistevano, giochi quelli. Invece a Runeterra escono magari dei supporti per carte vecchie, quindi che ne so, supporti per Scout, supporti per Ezreal, supporti per, non so, Field Rush, e quindi il mazzo è sempre lo stesso ma gioca qualche carta nuova. Questo secondo me è un problema, perché tu devi far uscire proprio l'archetipo nuovo. Ad esempio ci hanno provato con Riven, con Viktor, ma essendo carte troppo basse power level, chiaramente sono andate a sparire completamente e ad essere inutilizzabili. Quindi c'è stato proprio questa perdita, come se non fosse uscito niente di nuovo. E questo è il sentimento che poi ha portato la gente a dire il gioco è noioso, perché effettivamente non è successo niente in 2 mesi, qualcosa è successo. Cioè, sono uscite delle carte, ma le carte facevano cagare, semplicemente. Quindi quello è il problema principale. Devono stare molto attenti. Secondo me uno dei problemi principali di Riot è quello di un team di bilanciamento. Il team di bilanciamento che c'è attualmente, secondo me, è inesperto, a differenza di magari quelli di Magic o di altri giochi di carte come Yu-Gi-Oh!, dove effettivamente quando esce una nuova espansione, quell'espansione porta con sé tantissime meccaniche nuove che vanno poi a creare nuovi archetipi. La creazione di nuovi archetipi è fondamentale per un gioco di carte, se no le nuove espansioni diventano praticamente solo un contorno di ciò che già c'è e poi il gioco risulta monotono. L'ultimo punto di cui vorrei parlare è semplicemente quello delle espansioni ogni 2 mesi e delle nuovissime espansioni campioni di cui ancora non sappiamo niente. Magari, cioè, io quando sto registrando questo video non so ancora niente, ma diranno probabilmente qualcosa prossimamente. E effettivamente il far uscire un'espansione ogni 2 mesi è stata l'idea più geniale, secondo me. E fatto sta che, avendolo fatto inizialmente con Targon, che era stata progettata come un'espansione che dovesse uscire tutta insieme, è uscito fuori un prodotto un po' scarso. Ovvero, si è visto che nelle parti che uscivano singolarmente mancava qualcosa, capito? Ha senso questa divisione in tre di un'espansione quando nel mono, diciamo, pacchetto, mini pacchetto, esce effettivamente tutto ciò che serve per quell'archetipo. Quindi, ad esempio, mazzo draghi. Uscirono varie carte per il mazzo drago nella prima tranche di Targon, ma mancavano ancora un sacco di carte. Questo è andato a penalizzare pesantemente l'archetipo, che è praticamente diventato inutile. Quindi, ad esempio, di 6-7 carte drago che erano uscite,
erano inutili, quindi già andavi a togliere quelle carte dalla pool dell'espansione perché non c'erano le carte dopo. Ora, probabilmente questa cosa si andrà a fissare con Shurima, quindi questo discorso è inutile, però invito Riot Games ovviamente a fare di questi loro punti di forza i loro punti di forza effettivamente, perché io adesso vi ho elencato i punti di forza, ma come potete vedere in ogni punto di forza c'è stato un errore grave. E questo secondo me è ciò che è andato a rendere poi un accumulo di tutti questi piccoli errori è andato a creare la palude di noia che si è andata a creare su Runeterra. Ora, Champion Expansion io attualmente non ho informazioni, quindi è stata un'idea carina, ora dipende con quanta cadenza usciranno queste Champion Expansion, perché se sarà espansione, Champion Expansion, espansione, Champion Expansion, il gioco sarà iper fresh sempre perché poi ci saranno di mezzo le patch, quindi praticamente ogni 2 settimane il gioco si rinnoverà. Questa è una visione proprio per me ideale del gioco e se avverrà questa cosa il gioco secondo me potrà anche spiccare il volo. Il video è per elogiare quindi no, non mi dilungo troppo, già ho parlato anche troppo, vorrei sapere da voi che ne pensate, qual è il punto di forza, l'aspetto che vi ha fatto avvicinare Runeterra, che vi ha fatto preferire Runeterra a un altro gioco di carte, quella cosa è di te. Però Runeterra ha quello e gli altri non ce l'hanno. Questo è il video opposto a quello scorso. Quindi, perché una persona dovrebbe giocare a Runeterra? Se uno non gioca a Runeterra, dovete convincerlo col vostro commento e dirgli tu adesso quitti quell'altro gioco. No, in realtà non serve quittare, semplicemente installi Runeterra e adesso giochi perché Runeterra ha questo. Cos'è quella cosa? Fatemelo sapere. Se non siete iscritti, fatelo. Lasciate un like. Un dislike, qualcosa lasciate. E noi ci vediamo al prossimo video, signori, dove probabilmente uscirà la patch note con Aphelios finalmente. Bye bye.